Dai, sbrigati! Dobbiamo partire! Speriamo non ci siamo scordati niente. Dai, fai in fretta! Stai calma, continua a respirare. La macchina è qui. Sono pronta. No, ho cambiato idea! No, devo andare. Andiamo. Sophie, sbrigati! Dai, sali dietro. Ok, un attimo. Sophie, ma che stai facendo? Ma volevo dire il sedile, non il bagagliaio. È stretto! Dai, non abbiamo tempo. Guido io. No, guido io. No! Andiamo. Dai, premi questo gas. Tieniti forte. C'è un albero. Frena! Ma dove siamo finiti? Ci siamo persi. La macchina non parte. Mi state prendendo in giro. Guida subito. Subito qualcosa al riguardo. Che cosa facciamo? Qualcuno, aiuto! Non ci sarà nessuno a salvarci. Ne ho abbastanza. Partorirò qui nel pick-up. Perché state lì impalati? Ok, subito. Un cartone e un cuscino. Dovrebbe andare bene. Ce l'abbiamo fatta. Cosa? Pensate che partorisca un bambino in queste condizioni? Neanche per sogno. Non è igienico. Questo pick-up deve brillare! Va bene, basta che non ti arrabbi. Meglio che gli diamo una pulita alla svelta. Mettiamoci al lavoro. Io tolgo le foglie. E io lavoro il camion. Questi cerchi sono infangatissimi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Dammi il 5. Va bene. Oh no, Sophie! Che cosa sta facendo? Non riescono nemmeno a lavare bene la macchina! Devo fare tutto da sola! E toglietevi! Wow, ma non è un po' troppo lavoro per te? Ho da fare qui! Pronta! Ecco come si lavano le macchine! Oh, le mie contrazioni! Devi sdraiarti! Un attimo! Sedere qui è impossibile! È troppo rigido! Non mi va bene! Un secondo, Sophie! Finisco di gonfiare questo e arrivo! Sul serio? E che ci facciamo con una pompa? Fatto! Ecco, questo materasso va benissimo! Benvenuto, piccolino! Ah, mi piace! Contrazioni! Va tutto bene! Il mio braccio! È passata! Me l'ha rotto! È giusto per sapere, il materasso è sgonfio! Pronto per il bagno? Cosa? Voglio anch'io fare un bagno! Wow! E vado! Oh no! È troppo alto! So cosa fare! Ragazzi, mi prendo in prestito un attimo questo scivolo! Non lo dite a nessuno! Ecco! Ora puoi scendere! Fantastico! Wow! Anch'io voglio andare in piscina! No, niente pancione, niente ingresso! Cosa? Va bene! A proposito, sono incinta! Le donne sono piene di sorprese! Dai, entra! Ecco, scendo! Non ci provare! Questo è solo per uno! Ehi, sono io quella che strilla! Sto per iniziare! Niente panico, tutto sotto controllo! Speriamo! Respira!
C'è troppo sole! Occhiali da sole! Prova a chiederglielo! Non so se va bene! Ok, Sophie, ecco gli occhiali! Ah, questi! Vediamo se... No, non mi basta! Proviamo con una copertura! Sì, facciamo un tetto! Mettiamo una coperta e il gioco è fatto! Ah, mi piace! Oh! Va bene! Ripasso dopo! Oh oh! Il mio tesoro! Buon compleanno! Shh! Sveglierete il ragazzo! È ora di tornare a casa! Ok, spingi! Buon compleanno, Chad! Grazie per gli auguri! Con le chiavi della macchina! E vai! La mia prima macchina! Eh? Ma perché è così sporca? Beh, almeno i vetri sono ancora sani. È ora di iniziare a pulire. Leviamo questa terra, questi rami e questo muschio. Mi ci vorrà più del previsto. Ehi, sfigato! Pensi di andare in giro con quella spazzatura? Cosa? E questa è spazzatura? Ma è uguale alla tua! Cosa? Ma come osi? Prendi questo! Ora sì che vai bene per la tua macchina! Ah, ora mi devo dare anch'io una bella pulita! Che ignorante! Ma e questo che cos'è? Una gara per il miglior pick-up! Il premio è 100.000! Devo vincere assolutamente! Jake, devi venire subito! Ho bisogno di aiuto! Ehi, fratello! Che ne pensi? Questo coso è tuo? Dai, svegliati! Dobbiamo vincere 100.000! 100 testoni? Ci sono! Ma dobbiamo dargli una bella pulita! Dai, andiamo! Chissà che stanno facendo le ragazze! Ora lo scopriamo! Stanno ricoprendo tutto il pick-up con dei cuscini! Cuscini? Ottimo! Ma non abbiamo cuscini! Solo cartoni! E va bene! Cartoni e scatole andranno benissimo! Fatto! Spettacolo! Io ho trovato queste farfalle! Wow. Renderanno il nostro pick-up molto più carino! Ottimo! Queste ci porteranno alla vittoria! Hanno anche messo delle luci! Abbiamo bisogno di luci! Luci, eh? Ho un'idea! Farò delle luci con le lattine vuote! E le userò come decorazione! Ottimo lavoro! Jake, il pick-up è pronto! Cosa? Questo è il nostro pick-up? Ah, Jake! Tutto a posto! Ragazzi, è un momento perfetto per l'abbronzatura! Oh, sì, ma non dimentichiamoci la crema! Esatto! Oddio, che caldo! Guarda, le ragazze si stanno abbronzando! Noi abbiamo un po' di crema? No! Ma possiamo farci una bella veranda! Questo sì che è un piano! Usiamo le scatole come supporto. È un bel tetto di cartone. Fatto! Benvenuti! Niente più disturberà il nostro pisolino. Chi è che sta russando? Ma certo! Guardate, i ragazzi stanno dormendo! E che cosa vuoi fare? Dai, andiamo, divertiamoci un po'! Un po' di buchi per la ventilazione! La tua faccia! La mia faccia! Sono state loro! Sì! La festa inizia! Prepariamo il pick-up! Aggiungiamo dei cuscini! Ragazze, chi vuole da bere?
Ai drink ci penso io. Ho un'idea. Ed ecco il bancone del bar. Wow! Sui bicchieri. Wow, è proprio una bella idea. È fighissimo questo cocktail party. Ma certo. Jake, questa la devi vedere. Le ragazze hanno costruito un bar. Anche noi avremo un bar. E so cosa può essere il nostro bancone. Ciao, piccoletta. Ora basta, levati. Non riesco a levarlo. Fatto. Non è giusto. Abbiamo una tavola, un paio di scatole è quello che ci serve. Sistemiamo con precisione le scatole. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ora la tavola. Sì, è pronto. Ta-da! Abbiamo il nostro bar. Fammi un orange explosion. Il drink della casa. Ecco qua. Grazie. Ehi tu! Ridammi la mia altalena. Vi avevo avvisato. Ora tocca a me ridere. Ops. E va bene, puoi riavere la tua tavola. Grazie. La gara inizia tra poche ore. Trasformiamo il nostro pick-up in un cinema. Dobbiamo sbrigarci, che facciamo? Facciamo una piscina. Mettiamo qui uno scivolo e una scala. Fatto. In viaggio, ragazzi. Voilà, la piscina è pronta. Eccellente. Riempiamola di soldi. Questo sì che è un piano. Siete pronti? Andiamo! Fare un bagno di denaro è la cosa più bella da fare. Oh no! Il nostro camion non è il migliore. Che dobbiamo fare? Ragazze, siete pronte a perdere? Non ce la farete a vincere. Avete dato un'occhiata alla Barbiemobile? Ho un'idea. Uniamo le nostre forze. Se vinciamo, dividiamo i soldi. Ottima trovata! Un cinema e una piscina allo stesso tempo. Speriamo di vincere. Attenzione, il vincitore è... Chi? Dai, sputa! Chi vincerà, noi o i nostri rivali? Scrivetelo nei commenti. Palle! Dai un'occhiata. Dorothy, guarda qui. No. Gara di pick-up decorati. Di nuovo. No, ragazzi, basta. E dai, per favore. Lasciate perdere. Apri la busta. La vincita è $1.000.000. Esattamente. Dorothy, dove sei? Ancora siete lì, non abbiamo tempo da perdere. Arriviamo. Partiamo subito. Ma Dorothy, ma che è successo alla macchina? Perché è tutta sporca? Ma come hai fatto a farlo? Già, ma come hai fatto? Non saprei, è stato un incidente. Ah sì, è un incidente, eh? Beh, in questo caso devi pulirtela. Ecco, secchio e sapone. È proprio seria. Allora, il nostro obiettivo è il milione. Nessuna distrazione. Dobbiamo vincere, sono stata chiara? Sì. Ok, coperte. Eccole.
Ottimo. E giocandole? Eccoli qui. Fantastico. Dove sono le luci? Il concorso inizia tra un'ora. Muovetevi, scansafatiche! Prepariamo le aste per il tilto. Wow! Fatto! Ecco lo spago. Ora faccio un bel nodo. Ecco un tappeto e dei cuscini. Ho trovato le luci! Fantastico! Luci preparate. Siamo pronti. Aspetta, mettiamo più luci. Che ne dici? Da paura! Come sta andando? Guarda da te! Mancano solo 10 minuti! Siamo pronti, andiamo! Eccoci qua! Siamo pronti! Possiamo attaccare i palloncini! Stringili bene! Che strano! Ma dove sono tutti gli altri? Il concorso dovrebbe essere iniziato! Forse siamo nel posto sbagliato! Mi sa di sì! E va bene, andiamo a cercare quello giusto, via! Guido io! Non ce la faremo mai! Siamo stati dovunque! Ma dove sono tutti gli altri? Ci siamo persi, è tutta colpa tua! Che cosa? La colpa è mia, è di tutti! Ah, la mia fronte! Non c'è più niente da fare! Basta litigare, io vado a dormire! Io nel bagagliaio! Anche io nel bagagliaio! Ok, io vado dentro! Sogni d'oro! E noi ci sistemiamo per la notte! Materasso, cuscini, coperte, fatto! Dormi bene! Anche tu! Qui non è molto comodo! Non ci pensiamo! Ehi! Che c'è? Dove hai trovato un materasso ad aria? Prova a indovinare! Ottimo! Ora dobbiamo gonfiare il materasso! Questi vanno qui... il materasso sul sedile! Non è fico! Soffici cuscini... e un po' di luce! Che ne dici di una striscia LED? Lumos! Una bella coperta morbida. È il mio profumo preferito. È un bel libro prima di andare a letto. Allora dove eravamo? Un nuovo meraviglioso giorno è iniziato. È già mattina. Dov'è il pick up? Ho dormito benissimo. Il pick up! Perché? È tutto finito! Quelle sono le bandiere del pick-up! Ragazzi, ho una pista! Le bandiere ci porteranno alla macchina! Seguiamole! Oh, non ce la faccio più! Sono 5 ore che camminiamo! Non lo troveremo mai! E quello cos'è? Addio per sempre! Come possiamo andare avanti? Solo un po' di cacao può aiutarci? Dorothy, e questo cos'è? Cacao! Ma dove l'hai preso? Beh, da quel pick-up là!
Il nostro pick-up! Sì, è tornato! Oddio, ti adoro! Ah, mi sei mancato un sacco! Ragazzi, dovete vederlo! Ladri ricercati! Qualcuno ha rapinato una banca e ha usato il nostro pick-up! E ora cosa facciamo? Non voglio finire in carcere! Ok, calma! Niente panico! Dobbiamo calmarci! Nascondiamoci! Ragazzi, so chi è il ladro! E chi è? E lo prenderemo! Verrà lui da noi! Ho un piano! Ascoltate attentamente! I contanti sono un'esca! Non ci resta che aspettare! Ecco i soldi! Mi stanno aspettando! Beh, una preda facile! L'esca ha funzionato! Presa! Polizia, l'abbiamo preso! Sì, basta! Abbiamo catturato il ladro! Saremo su tutti i notiziari! Saremo famosi! Riveliamo chi è il ladro! Sì, sono io! Voglio proprio vedere chi... Barbara! Barbara! Chad! Sei veramente tu! Com'è possibile? Pensavo già Massimo! Forse dovremmo avviare un'agenzia investigativa! Che cos'è questo? Chad! Ora basta! Barbara, come hai potuto? Mi ha spezzato il cuore! Chad, basta! È ora di cambiare storia! Chad, ho un po' da fare qui! Ragazzi, facciamo un bel lettino? Yeah! Ah? Peluche rosa, per carità! Polly, questa sì che è un'idea! Dai, Chad, vieni anche tu! Non ci penso proprio! Meglio separare la mia metà! Come ti pare, Chad? Ognuno se la organizza come vuole! Levati di mezzo! Tu levati! Ecco dei comodi cuscini per voi! Una bella stella marina! E una bella balena blu! E una zanzariera! Ehi, Chad, fammi spazio! Wow. Che carino questo posto! Aspetta, ho qualcosa qui! Il mio ukulele! Oh, stanno dormendo! Shh, meglio fare silenzio. E io dormirò qui. Mi organizzerò una bella camera qua dentro. Bello e morbido. Ehi, vieni a dare un'occhiata dentro. Dai! Ho il cielo stellato fatto di cotone, tulle e luci. Ecco le foto del nostro ultimo viaggio. Una corda e delle mollette. Facciamo una fotogalleria qui. Mettiamo una corda e tiriamola dall'altra parte. Mettiamoci le foto sopra. È stata una bella avventura. Polly, ma quella da dove viene? Ho i miei nascondigli. Fai il tuo lavoro. Aggiungiamo dei neon e delle lucette luminose. Fatto. Sogni d'oro, ragazzi. L'amico è qualcosa che più ce n'è meglio è. Sei proprio un guastafeste, Chad. E anche un nerd. Tu sei bugiarda e sempre al verde. Ah, sì, ti faccio vedere. Ragazzi, basta. Ho un'idea. Una battaglia di cuscini. Io ci sto. Beh, prima di tutto dobbiamo fare un ring. Al lavoro. Più cuscini ci sono, e meglio è. Wow. Ta-da! È ora del combattimento! Yeah. Uno a zero! Come on! Vai, Dorothy! Oh no! Oh.
Tregua. Ehi! E va bene, pace. Sono un genio. Strada facendo, vedrai che non sei più da solo. Una lettera dalla banca. Se non paghiamo l'ultima rata, ci porteranno via il nostro pick-up. Non prendere d'oro, ti penseremo a qualcosa. Chad, non ti importa niente che potremmo perdere il nostro pick-up. Smettila di mangiare quel gelato. Aspetta, è un'ottima idea. Possiamo risolvere il problema. Ti devo un favore, Chad. Trasformeremo il nostro pick-up in un camioncino di gelati. Partiamo. Questo è un posto perfetto. Ehi, Chad, levati dal nostro negozio. Ok. Per prima cosa dobbiamo rinnovare il pick-up. Togliamo tutte le cose inutili. Mettiamo un tappeto e dei cuscini. Decorare con dei bei coni gelato. Aggiungere il nostro amore e un arcobaleno. Luci! Chad! Chad! Vieni a darci una mano! Cosa? Va bene. Aggiungiamo altri cuscini. Ecco il nostro bancone fatto in casa. E anche l'insegna. È un simpatico fenicottero. Ehi, dobbiamo preparare il gelato. Diamoci una mossa. Ecco, ho della frutta. Va bene? Ora dobbiamo tagliarla. Tagliamo il dragon fruit. La papaya. E il mango. Mettiamo la frutta negli stampini. Versiamo dello yogurt. Chiudere lo stampino e metterli nel congelatore. Gelati! Prendete il vostro gelato! Fresco e delizioso! Gelato. La nostra prima cliente! Vuoi un gelato? Ecco a te il più buono di tutti! Grazie mille! Sì, abbiamo guadagnato i primi soldi! Siamo sulla strada del successo! Oh no! Un attacco di ragazzini! Voglio il gelato! Anch'io, anch'io! Ecco, prossimo cliente! Gelato anche per te! Ce ne abbiamo per tutti! Grazie! Vieni a trovarci di nuovo! Gli affari sono estenuanti! È vero, ma ora siamo ricchi! Vedo ragazzini ovunque! Sì, lo so, ti capisco! Ma che mi prende? Abbiamo i soldi! Ci sono quasi! Ho un'idea! E se ci guardiamo un film? E il mio cinema non è ancora pronto? Ma certo! Faremo il nostro cinema nel pick-up! Accomodatevi! Prendete i vostri snack! E accendiamo il proiettore! Andiamo a guardare il tramonto! Ottima idea! È l'ora del tramonto! Ragazze, sono così grata che siamo tutte insieme! Migliore amica per sempre! Ma chi chiama? Dorothy, è tua nonna! Oh, nonna! Sì, ho perso tutti i miei soldi! Sono completamente al verde! Oh, cavolo! Dovevi dirmelo subito! Oh, stai fermo un attimo! Ti mando subito un altro milione! Oh, grazie, nonna! Ti voglio bene! Wow, sono di nuovo ricca! Allora, facciamo shopping o facciamo un party? Ehi, Dorothy! Vieni con noi! Non posso semplicemente lasciare le mie amiche. Ragazze, non posso andare avanti senza di voi! Oh, ecco il tramonto! L'amicizia è molto più importante dei soldi.